Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, c'è una novità veramente importante per quanto riguarda ovviamente la Juventus, perché è arrivato l'annuncio ufficiale, a quanto ne so, ma un annuncio diverso da quello che in realtà voi potete, insomma, è un annuncio diverso, già oggi qualcosa di molto diverso. Allora, voi sapete che la Juve al 90% a fine stagione cambierà allenatore. Quindi 90%, noi mettiamo sempre delle percentuali che siano alte, ma non eccessive, perché voglio giustamente vedere cosa farà la Juventus, però al 90% la Juve cambierà allenatore. Va bene? Ora è arrivato un annuncio da parte di un allenatore che noi seguiamo per quanto riguarda ovviamente la Juventus. Fra poco, insomma, noi ci torniamo, cerchiamo appunto di comprendere cosa sta succedendo e, insomma, cerchiamo di capire. Si parla di allenatori, quindi si parla di questa cosa e fra pochi secondi, ripeto, l'annuncio importante, cerchiamo di capire insieme. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante perché se tu non attivi la solita campanellina delle notifiche, non ti arrivano praticamente mai i video. E se ti va, puoi ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quindi mi raccomando, fai questa cosa. Allora, Thiago Motta ha comunicato al Bologna che va via. A quanto ne so, nel meeting che c'è stato fra Thiago Motta e i dirigenti del Bologna, Thiago Motta ha detto: "Guarda, io ho ricevuto la chiamata dalla Juventus, gradirei andare via perché ho lavorato qui, ho fatto quello che dovevo fare, sono riuscito a raggiungere dei risultati importanti. Ho portato il Bologna, insomma, ho fatto una bella stagione col Bologna. Mi sento di dire che comunque vado via, anche perché qualora, insomma, il Bologna dovesse veramente continuare su questa strada anche fino alla fine della stagione, poi l'anno prossimo aumenterebbe la pressione. Quindi di conseguenza, ok, va bene, se arriva l'anno prossimo ottavo, giustamente, Thiago Motta, se resta al Bologna l'anno prossimo arriva ottavo, nessuno gli dice niente dopo quello che ha fatto quest'anno. Però è chiaro che lui adesso ha questa cosa, no? C'è la Juventus, lui giustamente vuole andare alla Juve, non ha colpe da questo punto di vista. Quindi lui ha comunicato adesso alla dirigenza del Bologna che vuole andare alla Juventus. E questa è una cosa molto importante, perché apre alla trattativa, che si sa è molto chiara. Allegri al 99%, 90%, dai, diciamo 90, va via dalla Juventus. È un allenatore che ormai in questi anni ha dovuto lottare contro crisi societarie, giocatori a metà mercati, su 2 anni che non si fa mercato, ha provato a fare quello che ha potuto fare. Non è stato un allenatore che è riuscito a portare, almeno non è riuscito a raggiungere i risultati che i tifosi volevano. Ha provato a fare quello che poteva fare con ciò che aveva a disposizione. È giusto che a fine stagione vada via, perché Allegri non può restare per tanti motivi. Per tanti motivi, che sono vari, non è solamente una questione di non resta, non resta. No, tanti motivi ci sono per cui lui non possa restare. Thiago Motta invece è un allenatore molto particolare. Lui ha 40 anni, appena arrivato, allena da poco. Allenatore giovane, di buon livello, sicuramente intelligente, un uomo comunque capace di dare un tipo di atteggiamento diverso, cioè, comunque si parla di un ragazzo, perché per me è un ragazzo giovanissimo, di grande talento. Quindi si sta parlando di un ragazzo, insomma, di una persona di questo tipo. Quindi io ti devo dire la verità, io un po' di timore su Thiago Motta ce l'ho, nel senso che molta gente mi scrive sull'altro social e mi dicono: "Matt, ma tu sei davvero convinto di Thiago Motta? Cioè, secondo te Thiago Motta potrebbe davvero essere l'allenatore giusto per la Juve?" E io dico sempre: ragazzi, per come l'ho vi visto a Bologna, sì, ma poi quello che c'è dentro Thiago Motta quando arriva qua non si può sapere. Cioè, può essere che Thiago Motta arriva qua e ripete le stesse cose che ha fatto a Bologna e vince. Tipo, arriva qua, al primo anno vince lo scudetto. Perché gioca bene, perché dà una mentalità diversa. Può essere che Thiago Motta fa come tanti altri allenatori, sta bene in un contesto come quello del Bologna, arriva in una grande squadra e cade. Attualmente noi non lo possiamo sapere. Cioè, attualmente se lo prendi e come va, va, nel senso che non puoi andare a prevedere
come sono le cose. È inutile che io ti dica: ah, ragazzi, sono contentissimo che arriva Thiago Motta perché Thiago Motta è un fenomeno. Io ti dico: a me Thiago Motta piace. Io come allenatore, se ti devo dire se mi piace o no, a me piace. Per adesso piace. Poi se arriva qui e vedo che non riesce a lavorare serenamente, è normale che io cambi idea, perché dipende, ti ripeto, cioè io no, oggi non me la sento di dirti: ah, Thiago Motta è l'allenatore giusto per la Juve. Ti dico, è un buon allenatore che a me piace. Ti posso dire che a me tra i giovani è quello che mi piace di più tra i giovani allenatori che abbiamo qui di fronte. Cioè, sento gente che vuole Italiano, sento gente che vuole De Zerbi, a me piace più Thiago Motta come allenatore. Ad esempio, se faccio una valutazione, io scelgo lui, ma comunque il rischio di trovarsi di fronte a una situazione particolare c'è. È inutile che io ti dica: ah, raga, arriva Thiago Motta, sono sicuro che va tutto bene. Adesso Thiago Motta fa vincere alla Juve 4 trofei, 5 trofei in una. Io non te lo posso dire, perché attualmente non sappiamo lui come entra qua dentro. Ragazzi, allenare il Bologna, e lui ha fatto grandi risultati al Bologna, nel senso, quest'anno ha fatto una grande stagione, è una cosa. Poi però c'è il calcio vero, che è fatto di scadenze, fatto di trofei. Cioè, qui è un'altra cosa. Qui, se pareggi una partita, la gente va nel panico. Cioè, capite qual è il discorso? Lui deve entrare in questa ottica qua, che se pareggia qui la gente va nel panico, lo stadio comincerà a fischiare. Cioè, lì al Bologna, anche se pareggia, gli fanno l'applauso. Dice: ah, che bravo, abbiamo visto una bella partita. Qui ci fanno l'applauso. Qui chiunque venga qui e perde o pareggia viene contestato. Chiunque, che ti chiami uno o due, chiunque viene contestato, chiunque. Allora, il discorso è: oggi Thiago Motta è un allenatore da Juve? Non lo sappiamo. Possiamo dire che è da Juventus dal momento in cui arriva qua e comincia a vincere partite. Ma no, un mese, due, fa una stagione buona da Juve. Allora ti posso dire: raga, abbiamo fatto la scelta giusta. Perché è un allenatore che sa come si lavora, che ha un'idea diversa di gioco, che ha un tipo di atteggiamento. Lì puoi avere un modo diverso di andare a ragionare sul contesto in cui tu ti trovi. Ma attualmente dire sì è bravo, no, non è bravo, è impossibile. Chiunque ve lo dica vi sta prendendo in giro, perché noi non possiamo saperlo ancora. Cioè, non sai sto tizio come reagirà la Juventus. Non sai in che modo arriverà qui dentro e proverà a lavorare. Non lo devi, non lo puoi sapere. Capite qual è il discorso? Cioè, non lo puoi sapere, capito qual è il discorso? Quindi è normale che io faccia due conti e ti dica: ragazzi, a mio modestissimo avviso, è un giocatore, è un allenatore che a me piace. Ti posso dire, c'ha un buon stile di gioco, ha un buon modo di relazionarsi, ma come fai oggi tu a prevedere cosa farà? Non lo puoi prevedere. Non lo puoi prevedere. Te può andare bene, puoi dire, a Thiago Motta arriva qui, arriva. Se a Thiago Motta arriva qui, fa gli stessi risultati di Allegri. È normale che uno arriverà, sicuramente ci sarà una parte del tifo che dirà: ma io volevo vedere il bel gioco di Thiago Motta, io volevo vedere subito i risultati. Ma tu devi capire anche chi è Thiago Motta. Cioè, ha cominciato ad allenare l'altro giorno Thiago Motta. Cioè, capisci qual è il discorso? Poi se fa meglio, la te dico: raga, questo mi ha fatto bingo. Cioè, lì te lo dico, capito qual è il discorso? Ma c'è anche una squadra da rifare, perché sta squadra qui, cioè, per me è una squadra che, cioè, io te lo dico, qualsiasi allenatore, questa squadra qua è una squadra che non ha criterio. Cioè, per me non è buona, per qualsiasi allenatore, a meno che, ti ripeto, non ti tieni un allenatore che la sa tenerla su, dice almeno comunque tra le prime posizioni ci arriva, eccetera, eccetera. Ma se qui arriva uno di questi, senza un mercato, senza niente, l'allenatore nuovo non fa nulla. Qui bisogna andare ad intervenire. Punto. Non c'è niente da dire. C'è niente da dire. Cioè, io non è che parlo arabo, eh. Cioè, mi sembra chiara questa cosa qua. Ora, vediamo un pochino le cose come vanno. Nel senso, voglio conoscere un pochino, voglio capire un pochino le cose come vanno. Attualmente so che arriva Motta. Poi
da qui a dopo vedremo. Cioè, dipenderà da tante cose, capite cosa intendo dire? Non facciamo adesso, non facciamo discorsi prematuri in questo momento. In questo momento dedichiamoci un attimino a capire dove va la Juve. Dal momento in cui ti dedichi, ti capisci un pochino dove va la Juve, allora puoi cominciare un'altra volta a lavorare, puoi cominciare a fare cose. Fatemi sapere un pochino, cioè voglio conoscere la vostra personale vita, opinione su questa cosa.